Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Pillole Vintage su Total Brand TV. Io sono Loren e adesso andremo a parlare dell'ennesimo classico di animazione della nostra infanzia. Sto parlando di He-Man e i Dominatori dell'Universo. Ma prima, via con la sigla vintage! Cominciamo con un po' di storia. Sono gli anni 80 e il mondo dei bambini è in fermento. Vediamo comparire sulla scena cartoni su cartoni su cartoni e giocattoli su giocattoli su giocattoli. E il bello è che sono sempre più interessanti. Apro una parentesi, io penso che questo periodo sia finito dopo la metà degli anni 2000, quando effettivamente la qualità delle serie di animazione è scesa notevolmente. Tornando a noi, la Mediaset e la Rai ci forniscono un sacco di materiale. Molto spesso queste serie animate erano semplicemente un trampolino di lancio per delle serie di giocattoli, oppure un ulteriore marketing e un'ulteriore promozione di serie di giocattoli che erano già presenti sul mercato. Ma il bello è che molte di queste serie animate erano veramente, veramente ben curate. Bene, tornando alla scena dei giocattoli, abbiamo la serie dei Masters of the Universe, ossia i Dominatori dell'Universo. Una serie di giocattoli che ebbe un tremendo successo in quegli anni e anche negli anni successivi. Era una serie di giocattoli dove c'erano un sacco di personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie mosse speciali, i propri accessori speciali. Questi personaggi si scontravano per avere il potere. Consiglio, se volete più informazioni sui Masters of the Universe, andare su Netflix e vedere la serie I giocattoli della nostra infanzia o una cosa del genere, dove c'è un documentario di un'ora proprio su questa serie di giocattoli. In ogni caso c'erano un sacco di action figures e praticamente dentro ogni pacchetto c'era un piccolo albo a fumetti. Questo albo a fumetti raccontava la storia del personaggio o comunque un'avventura legata al personaggio. Dato l'enorme successo della serie, cosa venne deciso di fare? Ma una serie animata. Venne preso uno dei personaggi più di successo della serie dei giocattoli, ossia He-Man, e nel 1983 venne fuori la serie animata He-Man e i Dominatori dell'Universo. Addirittura c'era una sua serie di fumetti che usciva regolarmente dentro il periodico Magic Boy insieme ad altri fumetti. La serie è formata da due stagioni per un totale di 130 episodi, prodotti da niente poco di che la Filmation. Forse ve la ricorderete per The Real Ghostbusters. Comunque, passiamo un attimo alla trama. La storia parla del pianeta Eternia, centro di tutto l'universo, dove vivono umani e altre creature umanoidi, antropomorfe, che parlano, sembrano degli ibridi tra umani e creature magiche, umani e animali, umani mezzi robot, insomma una serie di personaggi molto variopinta. Questa cultura utilizza magia e tecnologia. Inoltre sono presenti un sacco di portali ad altri pianeti. Inoltre questo pianeta è diviso in due. Da una parte c'è la parte civilizzata, eccetera, eccetera. Dall'altra c'è la parte oscura, luogo di esilio, pieno di malvagi, mostri, creature pericolose, e dove risiede il malvagio Skeletor, antagonista della nostra storia. Un malvagio stregone con la faccia da teschio, che vuole impadronirsi dei segreti del castello di Grayskull, luogo magico in Eternia e custode di grandi segreti e grande potere. Per questo utilizza una schiera di scagnozzi per cercare di conquistare Eternia. In ogni caso, chi è il nostro eroe? La storia si incentra su Adam, il figlio pigro scansafatiche del re, ossia il principe di Eternia, il quale fondamentalmente all'apparenza non fa una mazza dalla mattina alla sera. Pensa solo a oziare, riposarsi, evitare la fatica, evitare il pericolo. Insieme a lui c'è il fedele Kringer, che è una sorta di tigre sfigatissima, paurosissima, che parla e che ha paura di tutto. Tutti riprendono Adam, i genitori, gli amici, i sudditi del palazzo, la sua migliore amica di quando erano bambini, che adesso praticamente è capo della guardia reale, ma nessuno sa una cosa. Lui è il possessore della mitica spada del potere di Grayskull, un oggetto dotato di enorme potere che gli permette di trasformarsi in He-Man, l'uomo più potente dell'universo. Sì, diciamo di sì. Reputo l'affermazione un po' esagerata, però così è. Insomma, diventa il Superman della situazione e trasforma il suo sfigato amico, la tigre paurosa, nel fedele Battle Cat. Questo la vedrà diventare più grossa, più aggressiva, con un'armatura viola sopra e super coraggiosa, e diventerà addirittura la sua cavalcatura. Grazie a questi poteri lui potrà difendere Eternia,
e si scontrerà contro gli scagnozzi di Skeletor, si scontrerà contro Skeletor e puntata dopo puntata sconfiggerà il male. Ovviamente ogni singolo personaggio è disponibile in vendita separatamente con relativi mezzi. Mica scemi. Questo è tutto sulla trama. Alla fine He-Man è uno spin-off di una serie di giocattoli barra fumetti uscita negli anni 80. La storia è cambiata perché le origini di He-Man sono un po' diverse, perché lui in teoria in base ai fumetti è un barbaro. Sì, con i poteri di Grayskull, pronto a difendere il castello di Grayskull, ma con nessun legame o nessuna storia o nessun Adam fondamentalmente. Cioè non fa parte di una famiglia reale, è solamente uno dei tanti personaggi dei Masters of the Universe. Poi successivamente, visto il successo della serie animata, hanno adattato i fumetti alla serie animata. È uscita anche la serie sulla sorella gemella di He-Man, She-Ra, nel 1985. Anche lì action figures, eccetera, eccetera. Io la trovo soltanto una trovata per accaparrarsi più pubblico femminile e basta. Solo nel 1990 vedremo un sequel della serie originale. Eppure recentemente c'è una storia che si rifà alla storia originale della prima serie. Addirittura è uscito un film live action su He-Man. Uno schifo totale. Fu bocciato dalla critica e dal pubblico. È veramente un B-movie su tutti i fronti. Io l'ho visto e fa veramente schifo. Si allontana un sacco dalla trama originale. Addirittura He-Man non ha nessun potere. Ora passiamo alle opinioni. Allora, la storia è avvincente. I personaggi sono diversificati e sicuramente piacciono. Le grafiche sono ben realizzate, anche se purtroppo utilizzano poche immagini e molte ripetizioni. Un po' tipo Scooby-Doo, a volte. Ogni episodio è autoconclusivo con un insegnamento morale alla fine. Eppure Skeletor, il cattivo, secondo me, è molto molto ben caratterizzato. Un po' alcuni episodi sono un po' ripetitivi, forse un po' troppo di perbenismo, e soprattutto, ma come minchia fanno i genitori, gli amici, i nemici, a non capire che He-Man è Adam e Adam è He-Man. Torniamo al paradosso di Superman. Cioè Adam, quando si trasforma in He-Man, l'unica cosa che cambia è il vestito. Per il resto rimane uguale. E infatti tutte le volte che lui arriva come He-Man e poi se ne va, quando torna come Adam si becca la carne per essersi nascosto o per essere sparito. Nessuno nota il fatto che quando manca uno c'è l'altro e viceversa. In ogni caso parliamo di una serie storica, uno dei capisaldi dell'animazione degli anni 80, che rappresenta perfettamente l'infanzia e i giocattoli di quegli anni. Quindi consiglio di andare su internet e guardarvela. Anche qualche episodio quella, tanto come ho detto prima, gli episodi sono più o meno autoconclusivi. Bene ragazzi, questo è tutto per questo episodio. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, premete sulla campanellina in modo da sapere quando esce il prossimo video, iscrivetevi al canale Telegram così da potermi consigliare nuovi video e soprattutto nuove pillole vintage. E detto questo, alla prossima pillola!